Assessore De Angelis, buongiorno. Sì, buongiorno. Per una giornata un po' particolare qui al Comune, sì. Parliamo di... È una giornata particolare dedicata, organizzata voglio dire, da Sorrento Folk nella persona di Tonino e Francesco. Abbiamo fatto la delibera di giunta insieme al sindaco, dedicato soprattutto ai ragazzi, agli alunni della scuola secondaria di primo grado del Vittorio Veneto. Di che si tratta? Un progetto Tarantella, cioè formare dei ragazzi delle scuole medie a ballare la tarantella. Affinché non si perdano le nostre radici, le nostre tradizioni. Della nostra Sorrento, della nostra Campania. E soprattutto devo ringraziare, oltre alla dirigente, il Sorrento Folk nella persona di Francesco e Tonino, ma chi ha organizzato è stata anche la professoressa Laura Buonocore, che è qui, che presenta anche lei, i suoi ragazzi. Ma i ragazzi sono già stati avviati o adesso parte questo progetto? No, questo di oggi è la presentazione del progetto. Loro faranno una performance, sono dei giovani portati proprio da Sorrento Folk, che faranno vedere quali sono le mosse, qual è il ballo della... Verrà inserita come materia di scuola? È un extra? Sì, è un progetto scolastico. Un progetto scolastico patrocinato dal Comune di Sorrento, anche nella parte economica. Perfetto. E quindi non ci resta che vedere i risultati di questa fatica. Non ci resta che vedere i risultati. Lei sa ballare la tarantella? Purtroppo no, potrei essere una degli alunni. E neanche io la so ballare. Grazie. Grazie a lei, grazie.